Buongiorno e benvenuti alle nostre Breaking News. La petizione popolare promossa dal Comitato Sava arriva fino al Presidente della Repubblica Mattarella. Saranno infatti consegnate al Capo dello Stato le prime 8.000 firme a sostegno della realizzazione della stazione ferroviaria dell'alta velocità. Le firme saranno recapitate tramite la Prefettura di Arezzo. Proseguono intanto le iniziative del Comitato presieduto da Matteo Galli. Il prossimo 11 giugno, a 735 anni dalla battaglia di Campaldino, è prevista una conferenza stampa. Paola Turci, ispirata e commossa, ha suonato al Petrarca per i ragazzi di Arezzo Autismo, lei paladina dei diritti civili. La cantante si è commossa, lo show dei ragazzi autistici è andato in scena poco prima della sua esibizione e curato da Silvia Martini, Francesca Barbaglia e Ilaria Violin, con la partecipazione dei ragazzi del liceo artistico. Soddisfatto della buona riuscita della serata, Andrea Laurenzi di Arezzo Autismo. Si parla di sport perché finisce in parità il 62esimo derby dell'Etruria, 1-1 allo stadio Curi tra Perugia e Arezzo. L'Arezzo è passato in vantaggio a inizio della ripresa con Lazzarini, ma Vázquez ha firmato la rete del pareggio in mischia. Buona partita complessivamente, occasioni da ambo le parti, Amaranto nei play-off, Indiani al termine della partita si è dichiarato più che soddisfatto di questo campionato che la squadra ha disputato, ritenendolo addirittura superiore per l'esito finale al campionato dell'anno scorso vinto in Serie D. Queste erano le nostre breaking news.